Buonasera amici, buonasera triatleti, eccoci pronti alla puntata numero 85 di Passione Triathlon. Venerdì 9 ottobre, sono passati pochi secondi dopo le 18 e come di consueto noi siamo sul pezzo con l'hawaiano. Allora, diciamolo subito, credo domani si sarebbe dovuta svolgere l'edizione 2020, sì, sabato, ovviamente sì, di Ironman Hawaii, appunto, e ci sono tutte le celebrazioni in questi giorni virtuali di Ironman, virtuali perché, come sappiamo, la gara è stata rinviata. Tra tutti gli italiani che hanno partecipato, e sono davvero tanti, insomma, nel corso degli anni, dalla prima nell'84 in cui c'è stato un italiano, Luciano Furlani, fino all'edizione del 2019, tra tutti quanti gli italiani che hanno conquistato il traguardo, attenzione, ce n'è uno che arriva da Brescia, è un amico che conosco da tanti anni, è una persona assolutamente incredibile, con tante sfaccettature, con una calma e con una tranquillità che sono pari alla sua determinazione per andarsi a prendere la finish line. E pensate, lui a Kona è di casa, è arrivato alla finish line a tagliare quell'incredibile traguardo, tra l'altro non per facendo passeggiate, ma facendo anche delle prestazioni davvero importanti, per 8 volte. E allora, bando alle ciance, perché poi abbiamo tante altre cose da raccontare di tutta la sua incredibile e fortissima passione triathlon. Sono davvero felice di avere con noi questa sera, e ve lo presento, il nostro Mauro Ciarrocchi. Ciao Mauro! Ciao ragazzi, ciao, ciao Dario. Eccoci qua, finalmente ci rivediamo anche se solo virtualmente. E con Mauro ci accomunano tante cose, anche poi lo vedremo. Una vicinanza frisona, diciamo così. Abbiamo vestito tutti e due i colori delle mucche. Esatto, per 6 anni. Wow. Per 6 anni. Allora, Mauro, innanzitutto quello che chiedo un po' a tutti gli amici che ho il piacere di avere ospiti è come stai in questo momento, in quest'annata così particolare. Abbiamo vissuto, insomma, dei mesi a inizio anno davvero faticosi. Ovviamente noi stiamo parlando di una fatica per noi sportivi. Lo ribadisco ogni volta, il massimo rispetto per chi ha avuto delle fatiche ben più maggiori, ben più pesanti, chi ha sofferto in maniera molto pesante per questa emergenza. Diciamo che dal punto di vista della nostra quotidianità, il fatto che gli sportivi a un certo punto fossero quasi colpevoli, gli untori di questa situazione, era una roba che era veramente, dal mio punto di vista, adesso vorrei sentire anche tu cosa ne pensi, inaccettabile. Volevo capire come è andata per te questa situazione, come l'avevi vissuta, come stai adesso e quali sono i tuoi obiettivi sportivi. No, io sto bene, Lornella sta bene, per cui nessun problema, anche in famiglia. L'ho passata un po' come tutti, ho accettato le direttive che c'erano, ho rinunciato a uscire a correre, anche se potevo uscire fuori di casa nei 200 metri canonici che dicevano, ma ho preferito stare a casa. Cioè, alla fine, fortuna vuole che avessi una bici da spinning in casa e mi sono messo su quella bici a far passare almeno le mattinate per non L'hai disturbare un po'. consumata, secondo me. L'ho consumata, sì. Era stata Sì. una tornella per farla muovere, ma alla fine l'ho usata di più io. E no, è un anno strano, ovviamente. Non, le gare mancano e non mancano, ti dirò perché mi piace allenarmi, per cui quando si è potuto riprendere con gli allenamenti, ho ricominciato normalmente come se dovessi prepararmi a qualcosa. Ovviamente non con la finalità di qualcosa, visto che non c'era niente in ballo. Io ero iscritto all'Ironman di Cork, il 21 giugno l'hanno rimandato, per cui adesso sarò iscritto l'anno prossimo, anche se me l'hanno spostato di 2 mesi, ma pazienza. Sarà E poi mi inventerò a metà qualcos'altro. agosto, tra l'altro, mi sembra Quindi Ferragosto, sono giusto? spostato dal 21 giugno al 15 agosto. Perfetto. E adesso vedrò, spero, adesso bisogna vedere come evolve la situazione. E mi piacerebbe fare qualcosa prima per mettere in cascina prima quello che vorrei fare l'anno prossimo, ovviamente, di nuovo alle Hawaii. Ah, giusto. Perché prendere la slot ad agosto è un po' tardi. Però aspetta, perché adesso ti si sfalsa tutto. Tu avevi gli anni pari Hawaii No, e gli anni dispari altro, giusto? avevo iniziato con gli anni dispari nel 2013, Ok. un anno dopo. Poi quando mi hanno operato, quando è morta mia mamma, avevo cambiato, ero ripassato agli anni pari, un anno sì, un anno no.
Poi l'anno scorso problemi al tendine mi hanno limitato, difatti ho fatto Vichy e poi l'Elbamen, che per me sono forse le due gare più incredibili che ho fatto, anche se a Vichy non ho preso la slot per poco, perché non potevo correre, che è la frazione che io preferisco, però il fatto di averli finiti in, in un tempo, in una condizione decente, mi ha soddisfatto pienamente. Wow. Bene, bene, bene. E quindi 2021 l'obiettivo comunque è tornare sulla tua isoletta, di cui però... Sì, dai... Sono due anni che non vado e mi manca. Ah, cavoli, cavoli. E immagino che manchi anche alla Orni, la salutiamo subito, dopo vediamo un po' di foto anche con lei e ci devi parlare anche di lei, perché sappiamo quanto è importante nel tuo equilibrio e nell'equilibrio, insomma, di capire anche... come si instaura un equilibrio familiare per un triatleta è importante, perché quando funziona e non è così scontato, lo sappiamo, è bello anche, credo che spiegare un pochettino com'è che funzioni per far sì che magari anche altri possano prendere spunto, banalmente, perché lo sappiamo che il triatleta tende un pochettino, generalizziamo, a prendersi tanti tempi, ovviamente gli allenamenti sono lunghi e faticosi. Cosa ne pensi? Ma guarda, io quando tessero un atleta nuovo nella mia squadra, la prima cosa che dico è famiglia, lavoro, sport, e cerco di ribadirglielo più volte, perché spesso tessero gente con figli, con lavori impegnativi che portano via tante ore. Io ho la fortuna che la Orni mi ha sempre appoggiato in tutto. Non abbiamo avuto figli, per cui ci godiamo questo sport come vacanza e come divertimento. Il problema è che tanta gente lo prende troppo seriamente, quando noi siamo in realtà amatori, per cui eccoci qua nel 2011. Noi siamo amatori, per cui dovrebbe essere la terza cosa importante della nostra vita, la valvola di sfogo. E non sempre così, lo vediamo, Dario, da tanti anni che facciamo triathlon, certo. E lo vediamo. Certo. Ascolta, però, Mauro, allora la mia curiosità è proprio quella però di capire, riavvolgendo il nastro, e tornare a Mauro Bimbo e capire come è cominciata la tua avventura nello sport, quando ti sei accorto da cosa hai cominciato il tuo cominciare a muoverti e a sentire che, insomma, l'attività fisica faceva parte della tua vita, del tuo star bene. Lo do come cosa assodata e scontata che sia così, poi magari mi dici da bambino invece non era così. No, considerato che ho 57 anni, che i cellulari da piccoli non c'erano, io ero fuori a giocare a giorni, per cui di sicuro facevo movimento e giocavo a calcio. Ho giocato a calcio fino a 22 anni a livelli mediocri, fino alla terza categoria, seconda. E poi mi sono in che ruolo? Alla sinistra. Ah, hai capito, si correva, quindi li prendevi anche lì per sfiancamento. E comunque piaceva la fatica, per cui io correvo anche troppo a volte. E poi mi sono invaghito del basket e ho giocato per 5-6 anni a basket, ma proprio CSI piuttosto che il campetto con gli amici. E a 29 anni, non mi ricordo se era su Capodistria piuttosto che su che canale fosse, ho visto l'Ironman delle Hawaii e lì mi sono detto che era impossibile farlo. Cioè, era una cosa... Fa ridere adesso, no? Sentirlo dire da te. Facevo il calcolo del nuoto, della bici e della corsa separati e mi sembrava impossibile, perché avevo cominciato con un amico a correre delle maratone per fare il tempo sulla maratona. Per cui mi rendevo conto di quanto fosse faticoso correre una maratona. Per cui dicevo, no, è impossibile correrla dopo 3,8 di nuoto e 180 di bici. E in effetti io ho iniziato nel 93 a fare triathlon, ma per 7 anni non ho fatto Ironman perché lo ritenevo impossibile. Poi è voluto il gruppo e la compagnia dell'Iron Lario, dove ero tesserato in quell'anno. Nel 2000 di squadra siamo andati a Roth. E ho partecipato a Ironman, e quando ho visto dopo la bici chilometro 1 sono andato in crisi perché nella testa c'era il pensiero della maratona corsa come correvo normalmente una maratona,
per cui ho corso, camminato, l'ho finito anche in modo decente e mi sono detto è impossibile. La mattina dopo era già un però che bella storia e il giorno dopo ero iscritto all'albo Eccoci, dell'anno dopo. eccoci. No, ho capito che è proprio diverso, cioè il correre la maratona dell'Ironman e la maratona secca sono due sport completamente diversi. Certo. E da lì ho capito che bastava entrare nell'ottica di un altro sport. Però siamo già saltati al primo Ironman e va benissimo. Noi vogliamo sapere il primo triathlon. Ah, il primo triathlon è stato. Ah. Aspetta, io ho iniziato nel 93 con un duathlon promozionale a Rubiera. Ok, wow, Praticamente Rubiera era una gara mitica, bellissima. Cioè, ero il mitica nel promozionale. senso che si faceva da tanti anni. Do un aneddoto: io sto andando a ritirare il pacco gara di quella gara e vedo seduto fuori dal ritiro pacchi gara un signore con la maglietta Ironman Lanzarote. E già mi veniva da venerare. Era Piero Boff, te lo ricordi? Il Wow, mitico Piero, certo. grande Piero Boff. Grande, poi E era lo proprio vedevo. grande in tutti i sensi. Sì. E niente, vedo questo qua mitico così. Poi faccio questo duathlon promozionale e alla fine mi tessero, siccome qua a Brescia non c'erano squadre, mi sono tesserato con la Reggiana Triathlon di Emilio Garpelli. Ok. E l'anno dopo, aprile, il mio primo triathlon è stato il medio, allora, di Anzio, il 25 aprile. Sì. Quello Ok. Etu, che aveva vinto Christoph Mauch davanti a Dimitri Gag, due che hanno fatto sia Kona che le Olimpiadi, cioè Coppa del Mondo. Certo. E lì è iniziato tutto. Poi quell'anno lì, ogni fine settimana, c'era un olimpico e anche perché poi c'era un Cosa olimpico ti sei che. detto però durante la gara? Cioè, voglio dire, tu arrivavi dal calcio e dal basket, avevi fatto delle maratone prima, quindi mi hai detto? Avevo fatto delle maratone, però per prepararmi a quel mezzo Ironman, cioè quel medio 2080-20, sai com'era allora, Sì. ho ancora l'agenda scritta a mano di come mi allenavo in quel periodo e credimi, mi stanco a leggere perché mi ero Sì, eh? allenato talmente tanto in modo assurdo che non ho sofferto niente. La corsa mi è sembrata una stupidata, quei 20 km. Ma difatti avevo fatto un tempo buonissimo a piedi, ero arrivato anche bene nella gara. Ma a vederla oggi, quell'agenda lì mi dico che ero un folle, cioè facevo cose assurde, veramente assurde. insomma, Però, cioè, bene. voglio dire, alla termine di quella gara lì ti sei detto: ok, il triathlon è quello che voglio continuare a fare, è il mio sport. Sì, anche perché comunque la gara Anzio, allora non avevamo ancora il camper con l'ornella, ma un igloo, una tenda, e comunque Ok. c'era legato un fine settimana. E così è stato sempre per le nostre gare, o una vacanza o un fine settimana. C'era sempre qualcosa che mi portava a fare la gara, non era finalizzata a essere solo la gara. E questo è sempre piaciuto sia a me che alla Orni, il fatto Certo. di vacanze e sport. Ascolta, vorrei cominciare subito a parlare di questo aspetto che sicuramente ritroveremo poi anche nei racconti che ci farai in seguito, ovvero che tu hai questa canna, questo approccio molto sereno e, se vuoi, diciamo anche semplice, senza grosse menate mentali. Mi piace quella gara, vado a farla, mi faccio anche una bella vacanza. Unito a questo, però, tu riesci anche a essere molto performante per quanto ti riguarda, cioè mi sembra che tu sia anche una persona che comunque la gara è gara. E do tutto e voglio arrivare ad ottenere il mio meglio. È così? Allora, io mi alleno tanto, sia quando facevo un lavoro da impiegato, quindi le 8 ore canoniche, che avevo meno tempo di adesso per allenarmi, ma riuscivo sempre a ritagliarmi tutti i momenti per allenarmi, perché l'ornella me lo permetteva e il nostro stile di vita ce lo permetteva. Sì. Non ho mai finalizzato l'allenamento al tipo di gara che andavo a fare, mi sono sempre allenato per fare quel tipo di gara, cioè l'Ironman in particolare. Arrivo preparato perché mi alleno tanto. La fortuna che mi piace correre e io le qualificazioni piuttosto che le ho sempre ottenute nella frazione a piedi alla fine.
vedi l'anno scorso che non l'ho tenuta. Però diciamo che arrivo sempre allenato e non scelgo una gara piatta piuttosto che una in salita perché è più facile o meno facile. Un Ironman non è mai facile. Scelgo la gara per andare a visitare un posto nuovo. Gli unici Ironman che ho fatto più volte a parte le Hawaii, l'unico Ironman che ho fatto più volte a parte le Hawaii è l'Isola d'Elba, perché la location mi piace troppo, è qua vicino, certo. È comodo e è bellissimo. Sono le uniche due gare. Adesso dirò, l'Ornella vorrebbe che rifacessi Lanzarote, però l'ho già fatto, non lo so, mi viene strano rifare una gara che ho già fatto di una vacanza che di un posto che conosco, ecco. Certo. Chiaro. Allora, continuiamo questo racconto, perché hai fatto il medio ad Anzio e da lì ti sei ingolosito. Quando è arrivato poi il primo Ironman dal medio, quanto ci hai messo ad arrivare a quel challenge, a quell'Ironman Europe a rotto? Perché all'epoca era ancora Ironman Europe, giusto? Sì, era stato, penso, l'ultima edizione di Ironman nel 2000. Ok. Nel 2001 avevamo fatto una cosa con pochissimi iscritti, tipo 800 iscritti, e poi è diventato challenge nel 2002. Mm-hmm. Mi sembra così. Chiederemo al Gira, che sicuramente lo sa. Lui, sì. Non gli ricordare Rot 2000, però al Gira mi piace quel ricordo. Sì. Ci ho messo sette anni, cioè sei anni, dai, da Anzio 94 ho continuato a fare olimpici, mezzi, sempre in Italia, tanti olimpici, appunto perché mi spaventava la maratona, mi spaventava l'idea di fare la maratona per questo mio precedente di correre le maratone cercando il tempo. Certo. E finivo sempre che ero distrutto, per cui mi sembrava impossibile. E quindi vado subito alla fine, ma poi ci ritorniamo. Come hai fatto a fare diventare invece questa tua debolezza la tua arma migliore? Ho capito che andava a corsa e allenata in modo diverso. Io mi allenavo avevo un libro di Arcelli con un amico e seguivo quello che dettava lui come metodo di allenamento per la maratona. Più o meno ho mantenuto le stesse caratteristiche, però ho rallentato tanto. Ho imparato a fare dei lunghi lenti che non sono così scontati. Perché come sai correre forte è facile, gli appoggi sono perfetti, correre piano con gli appoggi perfetti non è facile perché si tende a cadere sulle gambe, e ho cominciato a correre con amici che correvano più piano di me. Uno lo conosce, Gigi Rossini. Mm-hmm. E uscivamo insieme a correre, io correvo con lui a 5 al chilometro e per me era piano, però cercavo di correre in modo efficiente a 5 al chilometro. E questo mi ha portato a imparare a correre a un ritmo che, riportato all'Ironman, invece ti porta a fare un tempo finale più che ottimo. Certo. Poi ovvio che durante la gara non è che corro a 5, magari, cioè spesso spero di correre a 5, però è ovvio che corro anche un po' di più, cioè tendo a avere le sensazioni della gara, a vedere come vanno le sensazioni in gara. Tendenzialmente sono sempre riuscito a correre bene, un po' perché non mi prefiggo mai un obiettivo. Cioè, come sai, è una gara lunga, non è prevedibile. Uh-huh. Perché non siamo professionisti. Può capitare di tutto, più facilmente a piedi, visto che è la parte finale di tante ore di sport. Per cui io quando scendo a piedi, scendo dalla bici, che sono contento che comincia la frazione a piedi, man mano vedo quello che viene. E lì mi gestisco a un tiro, se riesco, faccio come viene, però di solito viene bene. Ok, infatti, di solito viene bene, questo finale mi piace molto. In quegli anni in cui c'è stato questo limbo, l'attesa per fare il grande salto, qual è stata la gara più bella tra olimpico e medio che ti ricordi, che ti sei goduto in maniera particolare? Allora, guarda, adesso che ricordo piacevolmente, sono gare che Caldaro l'ho fatta 3 o 4 volte, una gara bellissima, che l'avevo fatta anche quel primo anno. Avevo fatto un olimpico a Portoferraio che era stato spettacolare, che aveva vinto, mi sembra, Bettin. Avevo fatto una gara a Lido di Venezia, molto bella.
Bello. Florentino, due o tre volte, gara Oh. bellissima. Poi cos'è che c'era? Fiastra, un altro olimpico molto Fiastra bello. meravigliosa. Anche perché per te le Marche sono un luogo importante, giusto? Era una location comoda perché era vicino a casa di mia nonna, per cui. E poi no, erano belli i posti, percorsi molto vari, in una cornice di panorami incredibili. Poi, vabbè, tante gare qua in Italia. Certo. Barberino, tutte belle comunque. Un paio di volte Bardolino. Quelle troppo vicine non le faccio perché sono troppo vicine. Manca un po' l'aspetto turismo, giusto? Esatto. Bene, ascolta, allora ti faccio vedere questa foto che dovrebbe essere quella di Rotto, mi sembra, giusto? No, questa è Klagenfurt 2001. Questa è Ah, stata in quindi realtà. l'anno dopo Klagenfurt, giusto? Questa in realtà è stata la mia prima qualifica, ma non sono andato alle Hawaii. Perché Ok. non sapevo bene come funzionava questa cosa. E quando hanno dato le slot, io ero già in camper a Bologna per andare al Gargano. E Ok. mi ha chiamato, che lo conosci, Gianluigi Ricchiuto, il presidente dell'Iron Lario. Il press. Mi chiama il press e mi dice: "Ma Mauro, ma ha preso la slot quello che è arrivato dopo di te?" E io ci sono rimasto. Perché Porca. ricordo, c'erano sei slot, io ero arrivato nono e mi ricordo ancora il nome Marco Jacobs, tedesco, è arrivato decimo e ha preso la slot. E io però ero andato via. E me Saresti la voluto sono. andare già nel 2001? Di sicuro. Di sicuro, solo che purtroppo poi l'anno dopo che ho fatto Lanzarote, per problemi di salute, non ero in formissima e non ho preso la slot, per cui una rotella nel cervello cominciava a farmi pensare che non sarebbe più successo. Ah, cavoli, anche questo adesso, vederla adesso fa un po' sorridere questo pensiero. Eh sì, adesso. Ascolta, Allora rodeva parecchio. però realmente, cioè, ti sei accorto subito di essere così performante anche su questa distanza così faticosa come hai definito tu, così affascinante, così piena di insidie, però, evidentemente eri subito capace di tirare fuori una performance che ti permetteva di arrivare a una qualifica, quindi quando ti sei accorto subito che avevi queste potenzialità, com'è stata questa cosa? Allora, non ho mai cercato la qualifica fine a se stessa, cioè nel senso, no, io cercavo di fare la gara nel migliore dei modi che potevo. Ok. A Klagenfurt mi sono reso conto che potevo correre bene nell'Ironman, perché avevo fatto la maratona in 3:19 lì a Klagenfurt. Mamma mia, ragazzi. Per cui mi sono reso conto che era fattibile. E allora non ho pensato che la slot era scontata. Mi sono detto: "Vabbè, è una distanza che mi affascina. Nel nuoto me la cavo, in bici vado così, cioè mi alleno, ma non vado più da allora adesso, mi sa che vado uguale, per cui è meglio perché ho mantenuto. Però non ho mai fatto niente di particolare in bici, però a piedi riesco sempre a tirar fuori qualcosa. Però non pensavo alla qualifica, cioè ci speravo, ho visto lì che mi era riuscita anche se con roll down, però era una cosa che sognavo, cioè l'idea di poter andare una volta alle Hawaii era una cosa che mi affascinava e mi rodeva il fatto di non aver preso quella slot. E allora, quindi, da che non avevi intenzione di fare Ironman perché la maratona, ti sei fatto Ironman Europe a Rotte, l'anno dopo Klagenfurt, l'anno dopo Lanzarote e poi l'anno dopo è successo qualcos'altro ancora perché è incominciato il tuo viaggio alle Hawaii, è cominciato nel 2003, giusto? Sì, l'anno dopo Zurigo, un'altra Ok. gara Europa, per cui così una qualifica e arrivato, allenato come sempre, per cui per fare una bella gara. Ti dirò che qualche settimana prima dell'Ironman, io, Marco Saia, GP Sensi, te lo ricordi? Cavoli, sì. Okay. La mattina eravamo andati sul lago d'Idro Sì. a provare il percorso di Idro, il Ok. percorso della gara.
E guarda, questo è un aneddoto che me lo ricordo sempre. Avevamo fatto il nuoto nel lago, il percorso bici, poi stavamo correndo io e Marco Saia, e stavamo correndo forte, parecchio forte, allora, 3:30, diciamo, come passo. Wow. E verso più o meno all'ultimo chilometro, Marco mi dice: ma se tu arrivi fianco a fianco a un Ironman, così, cos'è che fai? E io dico: boh, non so se ho raggiunto quello con cui sono a fianco, non so se vale la pena, cioè non so se mi dispiacerebbe superarlo perché magari manca 1 chilometro. Cioè, io di carattere sono un po' così, cioè mi dispiace un po' per gli altri. E Marco lì mi ha fatto capire che in gara bisogna essere competitivi. Mi ha detto: eh no, tu devi fare il massimo. E lì lui ha aumentato, io ho aumentato e abbiamo tirato alla morte fino alla fine. E lì Marco mi ha dato un quid. Io non sarò mai competitivo, però Marco mi ha fatto capire che qualcosa bisogna tirare fuori dal cilindro quando serve. E per cui quell'anno e Marco aveva detto che avrei corso a Zurigo in 3 ore e 10, da come mi vedeva correre. E io ho detto: magari. E alla fine Zurigo è stata una gran gara, ho corso in 3:07 alla fine. Mamma mia, ragazzi. E trentesimo assoluto, e purtroppo non sul podio, quarto di categoria, ma la slot era stata presa. Difatti sono Ecco. pioveva, sono salito sul camper, da Warner in camper, e gli ho detto: una notizia bella e una brutta. La brutta è che non sono sul podio, la bella è che andiamo alle Wow! Hawaii. E lei Finalmente. cosa ti ha detto? Qual è Era stata la contento. sua reazione? Era contentissimo, abbiamo telefonato a dei nostri amici che sarebbero venuti con noi, gli ho solo scritto Aloha. Fantastico. Quindi c'era questa gran voglia di andare alle Hawaii. Allora raccontaci questo 2003, un po' anche la fase di preparazione, come ti sei preparato anche dal punto di vista fisico, perché poi c'è questa cosa, Mauro. Abbiamo parlato con tanti amici, gli ultimi sono stati tra gli altri, vabbè, abbiamo parlato con Giuseppe Sola ultimamente, anche con i coniugi Valenti, Betta e suo marito, adesso mi sfugge il nome, porca miseria, va bene, e Alessandro, e c'è praticamente una divisione quasi a metà tra chi riesce poi ad andare a Kona anche per fare una prestazione di alto livello e chi dice: ok, sono arrivato a Kona, mi basta arrivare al traguardo perché ho già coronato il mio sogno. Per te com'è stata la prima? Torniamo a quello che ti dicevo. Considera che l'Ironman di Zurigo era a luglio, se non sbaglio, per cui agosto, settembre, ottobre, 2 mesi e mezzo per mantenere e preparare le Hawaii. Certo. Io non preparo l'Ironman, non è che preparo l'Ironman delle Hawaii piuttosto che l'Ironman di Los Cabos, Sudafrica, o quello che è. Preparo la distanza. Io ho la fortuna di non soffrire il caldo, proprio per niente, Ok. anzi adoro il caldo. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto era preparare la vacanza, cioè per cui organizzare la vacanza. E in quello allora mi aveva aiutato che avevo conosciuto l'anno prima a Lanzarote. E allora era l'unico modo per capire un po' come muoversi, visto che non conoscevamo niente. E poi io mi sono allenato come ho sempre fatto, non in modo specifico per quella gara lì, ma quando sono arrivato non ho mai pensato di andare lì. Avesse successo 3 volte di andare lì per divertirmi, cioè le 3 volte che 2 settimane prima avevo fatto l'Elba. E allora ho detto: se vado là, quello che viene viene, perché in 2 settimane non è che recuperi un Ironman. Mentre le altre 5 volte io sono sempre andato per fare la gara per come ero allenato, senza dire cioè me la godo, io me la godo sempre, sia che tiri che vada piano, io me la godo. Però cerco di dare sempre il meglio. In bici è sempre una rottura di scatole perché è tanto tempo che devi stare sulla bici, però quantomeno a me i panorami, anche se un po' desolati, delle Hawaii piacciono tantissimo. E la maratona, anche lì, la parte della Lee Drive, che allora era un po' più lunga,
bellissima in mezzo al pubblico e la parte là sulla Kincaid desolata forse mi piace ancora di più. Wow. E per cui Ma prima di andare per questa prima volta, mi vuoi dire che non avevi neanche chiesto a nessuno un po' di consigli su, o comunque ti eri confrontato con qualche altro triatleta sui percorsi, su quelle che potevano essere le difficoltà maggiori, quello che potevi trovare? no, ti dirò che sinceramente non conoscevo nessuno a cui chiedere se non o animale. Francesco. Francesco. E l'avevo incontrato a Terni, un olimpico a Terni, Ok. e sapevo che aveva fatto, penso quell'anno lì forse, sapevo che aveva fatto le Hawaii e gli avevo chiesto appunto se aveva dei consigli da darmi. E lui mi aveva detto, ah, fa un caldo, devi metterti delle solette di sughero perché il calore che viene dal terreno, mi ricordo delle cose del genere, e mi ero un po' spaventato, però poi ho detto, vabbè, vediamo com'è, alla fine era caldo, quello sì, però tutto sopportabile. No, Ok, il percorso non dai. avevo idea da quei video che vedevo, cioè com'era, ma non mi ero neanche posto il problema di quanto fosse l'altimetria, di quanto fosse come fosse la parte a piedi. Sapevo dalle storie che si raccontava da Mark Allen e Dave Scott dell'Energy Lab, cioè il fatto che più o meno a Certo. quel tiraggio la crisi poteva sopraggiungere, però erano tutte notizie così. Ecco, e invece poi che cosa ti sei ritrovato ad affrontare? Di tutto quello che avevi magari in testa o ti potevi aspettare, da quando sei sbarcato e a quando i primi giorni prima e poi in gara, com'è stata questa tua prima esperienza? Beh, allora, io quando sono sbarcato mi sembra di essere, cioè il profumo che si sente quando si scende dall'aereo a quell'aeroporto lì, già quello è particolare. Poi Wow. vabbè, arrivare alla prima volta a Kona, c'è un'isola che sogni per questo sport, in quel caso lì, perché allora la sognavo per l'Ironman, non per com'era Certo. l'isola, perché non la conoscevo. Per cui Kona è l'arrivo degli atleti degli anni precedenti, le storie di Scott e Mark Allen, della New Bill Fraser piuttosto che dei Moss, di tutti quanti. Certo. Ero lì anch'io, sono le stupidate, solo vedere il cartello sulla lead drive che è la finish line e la partenza del nuoto, e sei lì. Poi ti trovi la mattina alle 6 a nuotare per allenarti con professionisti e altro e vedi i delfini, le tartarughe. Wow. Senza parole, cioè guarda, senza parole. Per cui l'avvicinamento alla gara era solo emozione. E poi c'è tutta una città che si trasforma e diventa accoglienza pura per tutti voi Ironman che arrivate da tutto il mondo. Anche questo è un aspetto che è venuto fuori molto dal fatto che diciamo, gli abitanti di Kona, comunque anche nei locali, c'era un'accoglienza davvero straordinaria da questo punto di vista. È così anche Ma per te? assolutamente. Entrare nei negozi e sentire il negoziante che gli chiede di firmargli una maglietta. Io Wow. sono Mauro Ciarrocchi, non sono nessuno, cosa vuoi? E firmi la maglietta, cioè ti considerano un eroe anche se sei l'ultimo degli arrivati. In quello gli americani sono dei maestri. È ovvio che ci guadagnano su questo aspetto, però sono bravi a farlo. Certo. Per cui bravi loro. Vivere quell'isola in quel modo è ancora più bello, perché comunque ti giri con questo braccialetto che hai al polso, sei visto come un eroe, Certo. anche se non lo sei in Ma mi sembra già chiaro da quello che ci hai detto, però vorrei che ci dicessi quindi quello che pensi tu a riguardo di tutto questo, di tutto quello che Ironman è riuscito a costruire attorno a Kona, attorno anche a tutto il circuito. Secondo te è un qualcosa che chiaramente dietro c'è la volontà di un'impresa di fare business. Certo. Per te come atleta, come la vivi? Come la vivi? Guarda, io ti dirò, ho fatto caso l'altro giorno che fino al 2009, credo, il marchio non fosse registrato perché
delle locandine degli Ironman degli anni precedenti e non c'è la R della registration sulla scritta Ironman. Per cui Ironman era una distanza, come sappiamo tutti, tra 800 e 42. Poi ci hanno visto lungo e l'hanno fatta diventare un business. Era già business, però l'hanno fatta diventare ancora più un business. Trovo assurdo quelli che la criticano, perché non vedo perché un'azienda non debba tentare di far soldi. Certo. Trovo assurdo perché uno può fare a meno di, cioè può rinunciare, cioè non è che sei obbligato a farlo. Ce ne sono, se vai sul sito K226 di Ironman, ce ne sono un macello. Io ne ho fatti tantissimi che non sono marchiati Ironman. Se vuoi fare quello, la qualifica alle Hawaii, quello è quello che ti danno, è quello che vogliono. Non sei obbligato. Cioè non c'è solo Klagenfurt, Zurigo, Lanzarote. C'è l'Elba, c'è 5-6 Ironman in Francia, 5-6 Ironman in Germania, ne trovi dove vuoi. Per cui Assolutamente. Ironman nel senso distanza, eh? Certo. Attenzione. Perché poi è talmente forte come la Coca-Cola, e oramai Coca-Cola è diventato il prodotto, e così lo stesso lo Sì, sappiamo nell'Iron. esatto. Si perde un po' di vista il Ascolta. fatto. Ti ho perso, scusa per un attimo. No, dicevo, si è perso un po' di vista che Ironman comunque è una distanza, che Certo. dopo possa dire pubblicamente o fare qualcosa di pubblico come Ironman è un conto, però Ironman resta una distanza. Io non Certo. lo chiamerò mai full. Ascolta, ti faccio vedere una foto che ti ritrae in un traguardo proprio nel 2003, proprio a Kona. E allora io direi che da questa foto che rappresenta la finish line, ti chiedo tra l'altro 9:49:39 al tuo esordio a Kona, giusto? Sì. Ecco, porca miseria, per non dire altro, è un tempo davvero da applausi, però ritorniamo indietro di 9 ore 49 39 secondi e raccontaci come è stata quella giornata di quei 226 km di gara per te. Beh, guarda, che ricordo, ma non so se il ricordo è un po' labile, ma lo unisco ai ricordi di tutti gli Ironman alle Hawaii, la sveglia alle 4, arrivare al parcheggio dietro il Java on the Rock per lasciare la macchina e poi andare a piedi verso la partenza. Andare allora non erano adesivi, ma erano dei timbri proprio, i numeri che ti mettevano. Nel 2003, tra l'altro, la zona cambio era nel parcheggio dietro il Queen Kamehameha, perché il porto Ok. stavano facendo lavori, non era sul porto. Difatti si usciva dalla parte dietro al porto, e fare tutta quella processione dove ti pesano, ti timbrano, arrivi in zona cambio contro la tua bici, che se penso alla bici che avevo allora e al tempo che ho fatto mi viene un po' da ridere, perché ovviamente erano mezzi un po' diversi, e vedere tutta questa gente, vedere le bici dei primi, vedere i primi anche loro che sono lì, e allora sia nel 2003 che nel 2005 si partiva tutti alle 7, pro compresi. Per cui era una partenza unica di 1800 persone allora. Entrare in acqua, in quest'acqua incredibile di una limpidezza pazzesca. Io che mi metto sempre defilato nel lato più lungo verso la prima prua per cercare di non prendere botte, e quest'acqua calda che ti culla praticamente, e quando senti il cannone parti, sei lì. E lì mi sono detto adesso me la godo. Per cui il nuoto è volato via. E, tra l'altro, allora si notava, io notavo col costume, cioè non, col slip, non c'erano i costumoni, non c'era proprio come in piscina con lo slip. Ok. E via in zona cambio, prendo la bici e parto per l'avventura per queste più di 5 ore che mi tocca fare lì. E lì non conoscevo il percorso, per cui lo vedo man mano. Uscito da Kona, passato l'aeroporto, entri in una zona desolata, praticamente solo colate laviche. Poco più avanti ti compare il Mauna Kea a destra, e pensare che sia più di 4.000 metri quel monte sembra assurdo, perché sembra una collina, sembra quelle che ho dietro casa qui a Brescia, non sembra così alto. Solo che a questo vulcano a scudo sembra una montagnetta, e invece sono 4.200 metri.
poi prosegui e dopo l'incrocio di Vaimea andando verso Ilo, pian piano comincia a comparire il verde dell'erba di Ilo, dove piove abbastanza di avi, dove piove abbastanza spesso, e forse anche quell'anno ho preso qualche goccia di pioggia, e vedi questi prati verdi, qualche casetta, e finché non arrivi dove c'è il Banana Restaurant al giro di boa, il Bambù Restaurant al giro di boa di avi. Giro di... E lì riposi un po' perché hai per circa 20 c'è un minuti. Cambio di vento anche, giusto? Il cambio di vento ai Vaimea, allora generalmente già dai Vai Coloa comincia a avere il vento contro, per noi lenti, okay. I pro magari lo prendono più avanti. Già da Vai Coloa si sente un po' il vento contro. Quando si gira all'incrocio di Vaimea, che si comincia a salire verso Avi, comincia a essere piuttosto forte. Mi è capitato qualche volta fortissimo, da far fatica a tenere la bici. Mi è capitato nel 2018 vento a favore, cioè cosa mai successa. Volavo in quella leggera salita, mi sembrava impossibile. Quell'anno lì però c'era vento, per cui andavo su come riuscivo, giro di boa, vento a favore leggermente laterale, per cui anche da stare abbastanza attenti in questi 26-28 km fino all'incrocio di Vaimea, e poi c'è la collina dell'Asino, la Dunkin Crossing, che è una montagnetta che si vede già dall'incrocio di Vaimea, che è l'indicazione che sei quasi all'aeroporto. Per cui già da lontano ti fai, adesso mi faccio lì, allora non era così, allora non lo sapevo. E niente, ripassi tutto il percorso che hai fatto precedentemente con un vento un po' più favorevole. E quando vedi questo Donkey Crossing e poi l'aeroporto, ormai sei a casa, diciamo. Sono arrivato, ho lasciato giù la bici e basta, lì parte la corsa a piedi, e era la mia preferita, per cui sono sceso e ho detto adesso corro finalmente sulla Lee Dry, che era, cioè, solo dirlo mi sembrava incredibile, per cui l'emozione di correre sulla Lee Dry, dove avevo letto le narrazioni di campioni, è stata un'emozione incredibile, e anche l'Energy Lab, tutti raccontavano di questo, sì. Energy Lab. Non mi è sembrato niente di che, talmente era l'entusiasmo, la gioia, e tra l'altro l'ho corso anche bene. Ti dico che le prime tre maratone a Kona le ho corse tutte e tre le volte in 3 ore e 13. Tutte e tre le volte 3 ore e 13. Le prime tre uguali. Ma dai. Esatto. Per cui me la sono goduta. Poi, il body aperto in quella foto... Non è esibizionista, perché se tu mi conosci, io sento il body perfettamente chiuso fino in cima. Il problema è che mi si è rotta la cerniera dopo la bici. Ah, scusa, c'hai due pettorali che sembri Hulk, in effetti era inevitabile che si rompesse la cerniera. Non sono il tipo da aprire la cerniera, io sono sempre chiuso, perché ho freddo e freddo al pancino mi fa star male, per cui io tengo sempre tutto chiuso. Vabbè, diciamo che le donzelle che stanno guardando adesso apprezzano anche il fisico di Mauro Cerrocchi, perché evidentemente ci vuole un gran fisico anche per fare una prestazione del genere. Adesso lo dico io, perché poi Mauro è anche modesto, oltre che essere una persona assolutamente gentile, disponibile e a cui voler bene. Fare 9.49 con un 3.13 in maratona a Kona... la prima volta è veramente una prestazione d'applausi, e probabilmente ci stava facendo già capire quel primo traguardo che ci saresti tornato un po' di volte su quell'isoletta. Cosa ti sei detto quando hai passato quella finish line? No, allora, passato quella finish line mi sono rilassato. Beh, sai, no, forse non mi capita più così spesso, però generalmente quando arrivavo agli Iron me ne vedevo la urna, piangevo, cioè mi veniva un magone. Un po' perché scaricavi la tensione degli allenamenti, po' perché scaricavi la tensione per tutto quello che avevi rubato all'ornella per allenarti. E no, l'unica cosa che pensavo era adesso basta, mi rilasso un attimo e godiamoci quest'isola, voglio vederla tutta. Questo era l'unico mio obiettivo. Ormai la gara era fatta e avevo tempo di pensarci. Bene, bene, bene.
Allora, io immagino che poi ci sei tornato, hai terminato la gara altre 7 volte, per ognuna di queste 7 ci sia una storia o un ricordo, dei ricordi particolari. Quali sono quelli che, le edizioni che ti sono rimaste più nel cuore, o se magari c'è qualcosa che ci vuoi raccontare di ognuna di queste 8 perle che ti sei fino ad ora portato a casa? Allora, gareggiare lì è sempre fantastico. In ogni caso, anche le uniche 3 volte che ho fatto più di 9 ore sono le 3 volte che avevo corso all'Elba 2 settimane prima. Poco più di 10 ore ho fatto quelle 3 volte lì. Ma questo non mi ha mai fatto pensare che avessi fatto una brutta gara. Cioè, io ero ultra entusiasta. E la gara l'avevo fatta comunque al meglio, non è che mi ero trattenuto, perché comunque molti me lo chiedevano 2 settimane dopo l'Elba, anche perché l'Elba poi non è che andassi piano, anche se mi dicevo, no, mi dicevo sempre vado piano perché poi ho Kona, poi alla fine quando correvo non riesco, cioè riesco ad andare come vado, ecco, mi piace correre. Però alla fine lo dicevo sempre a tutti, quando andavo a Kona, il nuoto e la bici 2 settimane dopo non mi cambiava niente, cioè nuotavo uguale. La corsa invece non riuscivo a essere brillante come ero normalmente, perché comunque 2 settimane dopo fai una settimana di scarico, una settimana che pian piano riprendi. Correvo comunque bene, correvo comunque sempre intorno alle 3 ore 25, 3 ore e mezzo, però era un Meno corpo abbastanza efficace, certo. efficace. Però diciamo che quelle 3 volte lì sono state forse le 3 volte più belle, perché comunque erano gare ancora più toste perché venivano dopo Elba. Nel 2014 è stata l'edizione in cui 2 o 3 volte ho rischiato di cadere per il vento, e vedendo il contachilometri a 15 all'ora, intendo, cioè proprio non Mamma andavo mia. avanti. Era stata una cosa pazzesca. E ringrazio il fatto che io non ho le ruote alte, perlomeno davanti. Ruote a profilo basso assolutamente per me. E il 2014 incredibile. Il 2018, l'ultima volta, è stato incredibile perché non era mai successo a me di avere una frazione in bici col vento a favore sia all'andata che al ritorno. Ancora adesso dico, è stato un anno stranissimo perché sono arrivato con un tempo incredibile a Avi. Ho girato e ho detto adesso vediamo, invece il vento era ancora, ha girato anche il vento. Poco dopo Avi, che è stato per un pezzettino contro, l'ho ritrovato a favore. Per cui sono arrivato con un tempo che non avevo mai fatto in bici alla fine. E questo mi ha portato parecchio avanti. A piedi ho sofferto parecchio il nuovo percorso che c'è con adesso, che non avevo, anche lì non mi ero neanche informato. Io poco dopo che sono partito, faccio l'heli drive. L'avevo detto a un amico che era con me dove si sarebbe arri dovuti arrivare sull'heli drive, cioè in fondo, e dopo pochi chilometri invece vedo turn around e dico perché adesso? Praticamente il giro di boa sull'heli drive l'hanno portato a poche centinaia di metri, anzi prima della White Sand Beach, per cui prestissimo si torna indietro. Solo che da quando hanno rifatto la Quincy con le 4 corsie fino all'aeroporto, non si scende più all'Energy Lab dall'ingresso di una volta, si scende più avanti, per cui si fa un pezzo in più in leggera salita sulla Quincy, si gira a sinistra, si torna verso l'Energy Lab, poco più in basso di dove era l'ingresso precedente, si scende, si fa il vecchio percorso e in salita si ritorna, per cui c'è un po' più di salita, per cui adesso la maratona è ancora più alienante di prima, perché sulla Lee Drive si corre meno. E io ti dico, quando sono uscito dall'Energy Lab e sono arrivato in cima sulla Quincy, che mi rimettevo sul percorso per tornare a Kona, mi sono dovuto fermare perché non ce la facevo più, cioè mi girava la testa e ero in crisi. Poi ho pensato a quello che aveva passato quell'anno Ornella. E ho detto che dovevo arrivare in fondo. Io ti ringrazio Mauro per la tua emozione e per quello che stai condividendo, perché so quanto
quanto è sentito e profondo e emozionante per te, ci stai passando queste emozioni, quindi Ma ecco, grazie. dicevo, ho detto se ce l'ha fatta lei, ce la faccio anch'io. E praticamente ho tenuto duro fino alla fine e ti dico, ho veramente sofferto un casino in quei 20 km circa, no, meno di 20 km, a 15 in arrivare a Cona, e la ciliegina sulla torta è stata il quinto posto e la possibilità di andare sul podio di Cona, cosa che non era neanche nei miei sogni. Cioè sì, era un sogno, ma lo ritenevo impossibile, per cui non avrei mai pensato di... Cioè l'avevo visto 7 volte, tutte le volte che ero stato a Cona, la cena delle premiazioni, così dai tavoli, la guardavo, ma mai mi ero posto in mente di dire un giorno posso salire su quel podio. È E capitato e me lo sono... invece, eccolo lì. Eccola È stata una bella insalatiera, un'emozione. La umeche. qua, la ciotolona. L'umeche. Umeke, perfetto. È un contenitore per l'acqua hawaiano. Pensa cos'è il premio di Cona. Ragazzi, e se non si fosse capito perché io ho definito l'hawaiano, il nostro Mauro ce ne sta dando sfoggio perché praticamente conosce le strade. Adesso ci facciamo dire anche due o tre ristorantini giusti da frequentare post gara. Guarda, sui ristorantini è meglio mangiare in appartamento, ti Sì, dirò di eh? più. Quello non, diciamo che non è un granché mangiare lì. Dici, sì, si trova qualcosa di buono, ma non per noi italiani, ecco. Ok, Si mangia. ascolta, altre due cose proprio in particolare per quanto riguarda le gare di Cona. Insomma, in questi 8 anni vorrei che ci dicessi quali sono stati per te o qual è, o magari ce n'è solo uno o più di uno, i grandi campioni, il grande campione che ti ha scaldato più il cuore. Insomma, ne hai visti tanti, evidentemente, magari non l'hai incrociato lì e neanche a Cona, ma c'era. Qual è il tuo campione di riferimento? Quali sono quelli che hai visto che ti hanno emozionato in queste 8 edizioni? Allora, visti che ormai non correvano più, ovviamente Mark Allen e Dave Scott, che li ho incrociati anche sulla Lee Drive allenarmi, che stavano corricchiando così, li ho conosciuti, cioè salutati all'Ironman City, e vabbè, quelli sono i riferimenti che avevo allora, cioè così. Poi dopo, Certo. vabbè, Paris, l'anno che ha vinto, l'avevo visto la mattina in zona. In zona cambio, dinoccolato con le cuffie che ascoltava la musica in zona cambio prima di partire, e poi ha vinto la gara. Era stato fantastico anche solo per aver corso con lo slip e il top, che era una cosa da altri Fantastico, mitico. fantastico. Poi devo dire, quelli che mi hanno emozionato di più per il loro modo di correre, che era uno spettacolo, sono stati Chris McCormack e Craig Alexander. Io di solito li Wow. incrocio quando sono da poco sulla Queen K, per cui io sono al 16° chilometro circa e loro gli mancano 2 chilometri all'arrivo. Forse più Craig di Chris McCormack, una corsa di un elegante incredibile, e considera che correvano in 2 ore e 40 e qualcosa, e erano al 40° chilometro, erano ancora perfetti, cioè Wow. una corsa bellissima. Loro sono stati sicuramente i più emozionanti. E volevo anche un tuo parere in generale su quello che sta succedendo alle partenze del nuoto nelle gare Ironman, quindi non solo negli Ironman del circuito Ironman, ma in generale, ovvero questo rolling start che poi comunque a Kona si è tradotto in partenze non più di massa, ma comunque per batterie. Cosa ne pensi? Insomma, il fascino della mass start è sempre stata una peculiarità anche dell'Ironman Hawaii. Sì, guarda, assolutamente. Io ho provato l'anno scorso per la prima volta il rolling start a Vichy. Da un lato ti viene da dire comodo perché non prendi botte e vai via tranquillo. Sì. Ovvio che manca il fascino della partenza di gruppo, che per dire, io sono andato 2 volte a vedere degli amici che facevano Nizza, e vedere dalla promenade la partenza di Nizza era una cosa di una bellezza incredibile. Dico Nizza perché ho visto quella, ma posso immaginare chi guarda le partenze di altre gare, è una cosa di Cona, quando fa vedere Cona dall'alto, la partenza tutti insieme,
una cosa incredibile. Adesso pensare che anche certo. Con parte per gruppi d'età, boh, un po' dispiace, però bisogna adeguarsi a questa evoluzione. Non... Sì, mi dispiace. Era sicuramente più bello anche per un discorso di capire la posizione. Certo. Perché non sai mai se tu sei partito avanti a qualcuno della tua categoria piuttosto che... Cioè io la VC per dire l'anno scorso all'arrivo risultavo terzo, in realtà ero arrivato quarto perché quello che è arrivato dopo di me era quello che è arrivato dopo, era partito molto dopo praticamente. Ok. E sono cose che non normalmente non capitano quando partiti tutti assieme. Certo. E ascolta, quindi a vedere questo traguardo è un arrivederci a Kona, no? È un arrivederci con anche il saluto hawaiano. Sì, sì, no, beh, questo è sicuramente un arrivederci, spero l'anno prossimo. Questo qua in particolare è stato un'emozione incredibile. Ti dirò che forse l'emozione più grande che ho vissuto a Kona è stata l'Ultraman comunque. Perché... Adesso ci arriviamo. Perché l'idea di fare il giro di quell'isola, che per me è fantastica, facendo sport, era un sogno che avevo nel cassetto e che mi ero dato la possibilità di farlo nel 2013 quando avevo fatto l'Ironman in Galles, che avevo concluso, per cui chiedere la partecipazione alle Hawaii. Poi negli anni successivi ho avuto un'operazione alla spalla, altri problemi, non avevo più tentato, e nel 2017 invece... che mi hanno operato la spalla nel 2017, a luglio. Però ormai avevo già chiesto, poi sono dovuto andare, adesso penso. Fantastico. E allora direi, magari c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che non conosce bene il significato di questa, cioè che cos'è questa gara Ultraman Hawaii, spiegaci innanzitutto come si svolge, perché su 3 giorni è particolare, no? Vai. Allora, praticamente... L'Ultraman nasce lì alle Hawaii, che poi l'abbiamo fatto diventare il campionato del mondo con delle qualifiche per modo di dire, in Galles, in Canada, in Australia adesso, in Florida, è un altro discorso. Morale, la gara si svolge così. Il primo giorno si nuotano 10 km e si fanno 184 km di bici subito dopo. Così. Così. Il giorno dopo si fanno 274 km in bici. E il terzo giorno 84 km a piedi. Una doppia maratona. In Galles, quando l'avevo fatto in Galles, era sempre partenza e arrivo dallo stesso punto, per cui avevamo nuotato in un lago, al Bala Lake, e era un'andata e ritorno di 5 km. Poi erano percorsi tra le montagne lì del Galles, abbastanza mossi, e la maratona anche era un anellone, diciamo, sempre con un po' di salite, però si tornava sempre da dove si era partiti. Il bello dell'Ironman delle Hawaii è che è itinerante, cioè fai il periplo completo di Big Island. Dell'Ultraman, giusto? L'Ultraman, sì, nell'Ultraman. Perché il nuoto parte nello stesso punto dove parte l'Ironman. Ok. Però no, costeggi la Lee Drive, la fai tutta e vai leggermente oltre, per cui 10 km di nuoto in linea. Wow. Sei supportato sempre da una canoa, perché i partecipanti massimo possono essere 40, hai inviti 40 persone e hai la canoa che ti sta sempre o a destra o a sinistra, mai davanti, e puoi avergli dato i gel piuttosto che, e fai questi 10 km. Uscito dal nuoto, parti in bici e devi arrivare al Kilauea, per cui al vulcano quello attivo, e si dorme al Kilauea. Si dorme in una ex base militare in cima al Kilauea, per cui a 1500 metri di quota. Si arriva tutti lì e lì si dorme. La mattina dopo alle 5 si parte da lì e hai i primi 40 km in leggera discesa, perché scendi praticamente fino a Hilo. E tra l'altro noi li abbiamo fatti tutti sotto il diluvio. Poi dopo arrivi a Hilo, fai tutta la costa nord dell'isola, per cui un po' più piovosa, anche lì ho preso delle lavate che non hai idea, e hai la macchina di supporto che ti può dar da mangiare, può darti abbigliamento di ricambio, eccetera,
arrivato a Vaimea, scendi verso, non scendi, scusa, verso il percorso dell'Ironman, ma fai le Koala Mountain, che non so se hai visto quella foto con l'arcobaleno, dove sono in Sì. bici con l'arcobaleno, quella lì sono sulle Koala Mountain, prima di scendere a Hilo, a Avi, scusa, prima di scendere a Avi, prendendo ancora una lavata colossale e finire il secondo giorno di bici con i 274 km. Wow. Si dorme ancora lì a Avi, tutti insieme, tutti in questo resort, e la mattina dopo, da lì alle 6, mi sembra, si parte per fare quello che di solito si fa nel ritorno in bici, cioè si torna a Kona correndo sulla stessa strada. Ecco, fa fatica solo a raccontarlo. Insomma, 3 giorni così pieni, quali sono i ricordi per te di questa gara? Un nuoto bellissimo, perché mi ero fatto mille problemi sul discorso muta, perché nell'Ironman non si usa la muta, sui 3.8 e l'acqua è alta. Ok. E io mi ero portato la muta normale, quella che ho, e mi ero portato una muta di 1 mm che ho leggera e il Sì. costumone. Nei giorni precedenti avevo provato tutte e tre e ero molto indeciso su cosa usare. Poi tutti mi consigliavano di usare la muta classica. Alla fine ho usato quella, di sicuro era la scelta ideale perché dopo tot che sei in acqua perdi energie, per cui anche l'acqua calda non è più calda. E comunque niente, avevo fatto un ottimo nuoto nonostante venissi da un'operazione alla spalla e ero uscito secondo con un buon tempo. Sono partito in bici e una bella bici, ricordo a South Point dove passavamo. Un caldo, una fornace, praticamente era una cosa terribile il caldo che c'era lì. E poi da lì pian piano la salita costante di più di 40 km che ti porta fino a, non è dura, però è una salita continua. Un po' vento, un po' così, anche lì paesaggio comunque desolato, e finché non arrivi al Kilauea. Bello. Mi piace No, diciamo molto il che tuo bello. quello che avevo sottovalutato molto era il terzo giorno, che Ok, io beh, la tua dicevo. maratona, 2 volte la maratona, eri a casa anche lì, no? Sì, no, ma poi conoscevo bene anche quando nuotavo i 10 km, ogni volta che respiravo a sinistra vedevo l'heli drive e sapevo benissimo a che altezza ero perché conosco tutti i resort di quella costa. Per cui dicevo, vabbè, qui sono qui, non mi stancava la cosa, per cui. E anche il resto del percorso lo conoscevo benissimo perché l'isola l'avevo già girata più volte. A Ok. piedi mi ero messo in testa che fosse facile, perché comunque bastava andare piano, cioè 84 km, vai un po' più piano, li finisci. Non avevo calcolato quanto le gambe, dopo 2 giorni di, chiamiamola gara, quello che vuoi, dopo 2 giorni di Sì. prova, fossero imballate, piene, non lo so come vuoi dire. Morale la mattina quando eravamo lì alla partenza, in effetti mi sono detto però, cioè, diciamo che non sono riposatissimo. Ho corso molto bene la prima maratona, i primi 42 km, è anche vero che sono in leggera discesa, per cui anche facilitati, con un vento disumano laterale, cioè da quasi scalciarsi col piede che era non in appoggio, cioè Wow. tanto era forte il vento. E non ti frenava, ma ti spostava. E invece la seconda maratona è stata un'agonia. Chiedevo all'Ornella e al ragazzo Ash che mi seguiva, che mi supportavano, di fermarsi ogni chilometro, chilometro e mezzo per bere, per il caldo e perché non ce la facevo più. Cioè praticamente non si arriva proprio a Kona, si arriva alla spiaggia che c'è dietro la piscina di Kona e prima di arrivare c'è una leggera discesa. La leggera discesa l'ho dovuta camminare perché i quadricipiti erano finiti, no? Non c'erano più. Ed E eccoti qua al traguardo. niente. Qua sono ancora in piedi. Ah, Diciamo che dopo il massaggio facevo fatica a deambulare. 7 ore e 46 è il tempo della tua doppia maratona, quindi. Sì, più o meno è lo stesso tempo che avevo fatto in Galles.
pensavo di fare qualcosa meno, ma le condizioni. E sono passato in 3 ore e 29 alla maratona. Mamma mia! E dopo sono. Sì, ma era in leggera discesa. E dopo sono proprio crollato. Dopo era solo la voglia di arrivare. Comunque ti sei vissuto la tua isola in una maniera unica, come piace a te, insomma, l'hai scoperta magari in dettagli che ancora non conoscevi così bene. Sì, l'ho vista con più calma, diciamo. Diciamo che le Koala Mountain, dove ero stato molte volte, dove ci sono i ranch, gli allevamenti, non le avevo mai sofferte così tante, non credevo di soffrirle così tanto, però sono bellissime. Come bellissima la parte nord dell'isola, più piena di foresta tropicale, piove, tanto verde, è troppo bella. Penso che i primi anni, tanti ragazzi che venivano, italiani che venivano a Kona, venivano esclusivamente per la gara, rimanevo allucinato, perché è un'isola, un'isola da vedere per forza, non puoi pensare solo alla gara quando sei lì. E ci stai facendo venire una gran voglia, sinceramente, in effetti. Ascolta Mauro, io davvero 1:10 quasi che stiamo parlando, e come sempre capita, ma anche in questa occasione, poi ci stai facendo sognare parlandoci di Kona. Io ti ringrazio davvero per tutto quello che le emozioni che ci hai fatto vivere, anche per quello che hai voluto condividere con noi. Però io ancora qualche domandina te la voglio fare, ti rubo ancora qualche minutino, giuro, pochi però, e poi ti lascio alla tua Orni, anzi, salutacela tanto, so che è lì vicino con te anche. E perché voglio farti vedere, prima parlavi giustamente del fatto che ami il caldo, e qui in effetti di caldo, se ho capito bene dove eri... Hai capito benissimo. È la Boa Vista Ultramarathon. Eccoci. Qua, il nostro Zaffa è un grande nell'organizzazione di questa gara e è stata un'esperienza indimenticabile. L'Ornella, ti dirò che più volte mi ha detto di tornare a farla. No, ma guarda che mi ha affascinato quella gara, mi ha affascinato perché il ricordo che ho, perché poi era la prima volta che facevo 150 km in autosufficienza tra deserto, lava, eccetera. Sì. Quello che mi aveva affascinato di più è ce l'ho in memoria il ricordo del momento che è diventato buio prima che sorgesse la luna, ho corso guardando le stelle, cioè era una cosa, mi sembrava stai facendo venire i brividi, perché la stessa, uno dei ricordi forti che ho anch'io, e un altro bel ricordo è quando si correva poi anche vicino all'oceano, insomma, su questi sassini bianchi, e si sentiva un ticchettio, e illuminando per terra si vedevano questi granchiettini bianchi che si aprivano mentre passavi. Sì. Meraviglia. Davvero bellissimo. Sì, no, assolutamente. Un'isola fantastica. In quell'edizione non c'era stata la calima, per cui anche le condizioni meteorologiche erano state bellissime. Zaffa, un organizzatore eccezionale, perché io ho sbagliato percorso perché non ho visto una balissa al faro e ho fatto mezz'ora in più di strada e non l'ho vista, ero stanco, poi sono tornato indietro, ho ritrovato il percorso, però era tutto segnato bene, ho sbagliato io. E poi dico, quello lì della notte è stato incredibile, davvero un grande ricordo. Però appunto tu ci dicevi, ami il caldo, e a un certo punto, un anno tra i tanti Ironman che K226 ti suggeriva, c'era questo in Islanda. Ragazzi, in Islanda è andato a fare un Ironman Mauro. Ce la racconti? Sì. Che poi questa è una gara anche particolare, più un allenamento insieme, diciamo, collegiale? Assolutamente. Allora, diciamo che c'è questo Peter, che è un ragazzo danese sposato, uno Zaffa danese, uno Zaffa in Islanda, diciamo. Lui è danese, sua moglie Melkorka è islandese. Okay. E organizza questa cosa, ma è una cosa familiare. Quell'anno lì eravamo in 5, eravamo io, Marco Di Marcello, la Luisa, la compagna di Marco, e un ragazzo di Londra, e basta, eravamo io, 4 o 5 insomma. Sì. Morale, lui nelle setue su K26 lo scriveva, diceva, la gara si fa comunque,
ci troviamo e si parte da questo punto e poi facciamo la gara. Quell'anno lì, in particolare, lui ha detto, guarda, la maratona la correremo facendo questo passo perché quest'anno c'è meno neve. Va bene, okay. Per cui abbiamo nuotato in questo tratto di... praticamente era un golfo, molto calmo e alla partenza... Ti ricordi la temperatura? Perché uno si aspetta una roba tragica. No, secondo me era intorno ai 15-16, perché era un golfo abbastanza chiuso. E abbiamo usato i calzari, loro hanno usato anche i guanti in neoprene, io ho preferito di no perché non mi danno sensibilità. E abbiamo fatto i 4 km che lui aveva segnato, aveva già calcolato, avanti e indietro praticamente, era 4 volte un avanti e indietro da costa a costa di questo golfo. E prima di partire ci ha detto, mi raccomando, andate dove vi ho detto la direzione, non andate verso sinistra perché arrivano gli uccelli. E io dicevo, no, praticamente perché verso sinistra c'è più pesce e scendono i cormorani a pescare. E magari vedono... qualcosa in acqua, non andate lì, ci ha detto. Vabbè, ora abbiamo fatto il nuoto e poi io ero uscito prima degli altri, ho aspettato gli altri, siamo partiti tutti insieme in bici, abbiamo fatto il percorso che lui aveva previsto di 180 km, ma insieme l'abbiamo fatto, chiacchierando, cioè senza finalità di tempo altro. E siamo arrivati in questo paese di cui non ricordo il nome, dove c'erano i camper con l'Ornella, Melcorca... e un altro amico di Peter così che ci aspettavano, abbiamo lasciato le bici sui camper e era più o meno mezzanotte, però il fatto è che il sole lì in Islanda in quel periodo non scende, cioè praticamente arriva diciamo a due spanne dal mare ma non lo tocca e poi risale, per cui era mezzanotte e siamo partiti in salita per questa montagna. La Luisa si era fermata, siamo partiti io, Marco, Peter e il ragazzo di Londra. E caspita, dopo un po' arriva il ghiacciaio e Peter fa sì, no, ma venite tranquilli perché comunque quest'anno ce n'è poca di neve. Morale, abbiamo scavallato questo ghiacciaio, come vedi nella foto, si vedono i cartelli stradali affondati nella neve. Mamma mia. Siamo scesi dall'altra parte e dall'altra parte poi siamo ritornati sulla strada e abbiamo corso finché gli orologi non ci dicevano che erano 42 km e 195 metri e lì è finito. È stata una bellissima esperienza. Insomma, questo fa capire proprio la tua passione triathlon, la tua passione per questa distanza in particolare del triathlon. E per me è stata davvero una grande gioia e con questo vorrei chiudere perché, cavoli, è già un'ora e un quarto e ti ringrazio ancora davvero della tua grande gentilezza e disponibilità. Con questa foto che è una premiazione del Gala del Triathlon, ma per me è il fatto di aver avuto vicino un amico a cui voglio davvero un gran bene, a lui e alla sua Orni, perché siete una coppia splendida, è un riconoscimento per quello che hai fatto e per quello che ancora sarai capace di fare, perché sei un esempio davvero bello anche con la tua società attuale, adesso ci dirai anche della tua società, perché non ne abbiamo parlato, però vorrei in chiusura che ci spiegassi anche questo. Sei davvero un esempio bello di cosa vuol dire amare il triathlon e viverlo in pienezza e goderselo soprattutto. Ah, quello è l'importante, di non prendere troppo sul serio lo sport, ma farlo con piacere per star bene. No, il triathlon Brescia... Se uno vuole venire a fare triathlon dalle tue zone, da te, ti viene a chiedere che cosa gli consigli di fare a un atleta che arriva e dice io voglio fare l'Ironman. Perché adesso va un po' anche di moda, cioè è un po' pericolosa questa cosa. Ormai sono tanti, ne ho tesserato giusto l'altro giorno uno che inizia quest'anno e l'anno prossimo vuol fare un Ironman. Ecco. Beh, io li invidio perché non solo me, hanno tante notizie sugli Ironman. Io quando ho fatto il mio primo ero al buio. Cioè invidio perché loro riescono ad avere tanti feedback da me, dai social, da altri atleti, riguardo la distanza Ironman. Magari sono feedback portati in modo diverso, però comunque anche loro che parlano con me, io li tranquillizzo, mentre io quando ho fatto il primo Ironman ero terrorizzato. E ho aspettato 7 anni, loro invece già il primo anno e li invidio un sacco perché potevo partire prima io. Okay. Però
il mondo è cambiato, per cui adesso tanta gente fa Ironman, tanta gente sa raccontare gli Ironman. Bisogna raccontarli nel modo giusto, perché comunque resta una gara molto difficile, che non va sottovalutata, che non ha niente a che vedere con due mezzi Ironman, ma è solo un Ironman, perché molti pensano anche che, vabbè, è il doppio del mezzo, non è così. Lo sappiamo. Però ecco, sì, mi fa piacere che tanti mi chiedono questo, mentre tanti invece si tesserano per iniziare a partire, come è normale che sia, cioè più normale che sia, cioè con sprint olimpici e gradualmente arrivare a quello che comunque tutti hanno in testa, cioè il sogno di poter un giorno riuscire a fare, a finire un Ironman. E insomma, da quando ho lasciato il Fresian, con sommo dispiacere, dopo aver parlato con Zaffa nel 2009, ho gestito due società qua a Brescia prima di creare questa mia società, il Triathlon Brescia, che funziona molto bene e cerco di trasmettere questa passione. E si sente proprio questa passione. Io, Mauro, ti ringrazio di cuore sempre per la tua gentilezza, per la tua disponibilità e perché ci fai davvero sentire con la tua tranquillità questa grande passione, questa grande energia che porti dentro ed è davvero bello questa sera che l'hai voluta condividere con noi. Grazie davvero di cuore. Grazie a te, Dario. Un grande abbraccio anche a te a Lorni e ci vediamo presto, speriamo, sui campi gara. D'altro, ciao. Ciao. Ragazzi, e allora, abbiamo parlato con l'hawaiano, avremmo potuto farci raccontare altre mille storie, perché avete sentito, praticamente conosce metro per metro tutte le strade di Kona e dintorni, fantastico questo suo amore per quest'isola, ma soprattutto, come ho voluto sottolineare alla fine della nostra chiacchierata, bellissima l'energia che ha questo nostro grande amico e Ironman Mauro Ciarrocchi. E con questa intervista abbiamo quindi terminato le tre interviste settimanali di Passione Triathlon. Ovviamente settimana prossima ne avremo altri tre di ospiti che vi svelerò nel fine settimana, nel weekend. E allora andiamo a vedere quello che è stato in questa settimana, ovvero abbiamo parlato lunedì con Giuseppe Solla, anche lui un frequentatore dell'Ironman Hawaii, poi mercoledì con il grande Roberto Zanda che ci ha fatto emozionare con i suoi racconti, le sue imprese in giro per il mondo correndo e poi con quella incredibile avventura che gli è capitata, che ha vissuto nello Yukon. E questa sera abbiamo sognato con il nostro hawaiano Mauro Ciarrocchi da Brescia, o meglio da Kona. Volete rivedere queste puntate, le potete tutte quante rivedere sulla pagina ufficiale che è mondotriathlon.it/passione. Potete anche riascoltarle, quindi mentre vi fate un lungo magari da 84 km fianco a fianco con Mauro correndo piano e lui corre piano a 5, anche questo mi ha fatto sorridere questa cosa, ma è chiaramente un atleta, ognuno ha le sue velocità, ognuno ha le sue, il suo passo. Bene, andate su mondotriathlon.it/passione, trovate anche il podcast, quindi potete anche solo riascoltare, non solo vedere in video tutte le 85 puntate che con questa sono andate in onda. Non mi resta che salutarvi, augurarvi uno splendido weekend, per chi gareggerà buona gara, godete, nuotate, pedalate, correte, ma soprattutto godetevi tutto quello che avete intorno, anche il dopo, come ci ha spiegato bene il nostro Mauro. E io vi ringrazio, da Docè io ti amo, vi voglio bene, buona serata, buon weekend e adesso è tempo di regia, manda la sigla, ciao!